Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, ben svegliati. Questa mattina, passatemi il termine, vi diamo la sveglia con un giovane, giovanissimo imprenditore del Nord-Est. Qui con noi abbiamo Giacomo Marcato, buongiorno e benvenuto, Buongiorno, che grazie. qui per raccontare la storia delle imprese che crescono, delle imprese che ce la fanno, delle imprese che sono proiettate nel futuro, perché non c'è per fortuna soltanto la crisi, non ci sono soltanto le difficoltà, ma ci sono delle realtà che nel silenzio magari del loro operato, passo dopo passo, riescono a fare qualcosa per la propria azienda, ma anche per il territorio in cui insistono. Giacomo Marcato è un giovane imprenditore, lavora nell'azienda di famiglia di Campodarsego. Producete cosa? Noi Campodarsego nel Parovano. produciamo macchine per fare pasta, biscotti, pizza e pane a livello domestico e a livello professionale. Siamo un'azienda di 100 dipendenti, abbiamo sfondato 400 quest'anno, ne siamo molto orgogliosi e vendiamo in oltre 100 paesi. L'export incide per il 90% del nostro fatturato. 90% l'export. 90%, sì, noi siamo un'azienda da sempre vocata all'export e siamo, diciamo, un esportatore di Made in Italy nel mondo e questo è un altro grande orgoglio della nostra famiglia. Allora, il Made in Italy viene esportato all'estero al 90%, quindi è apprezzato, ma il mercato domestico, io non posso pensare che in Italia non si facciano dolci, non si faccia la pizza e non si voglia possedere, soprattutto visto che dilaga questa mania dell'essere tutti chef, però non c'è un mercato domestico, gli italiani non comprano le vostre macchine, com'è questa cosa? No. Anzi, il mercato domestico è tuttora molto importante, non per nulla incide per il 10%, che quindi è una fetta ancora consistente. È un mercato che tutto sommato ci sta dando delle buone soddisfazioni negli ultimi anni, sta crescendo, come diceva, c'è una tendenza a tornare al fare le cose in casa, all'attenzione per gli ingredienti che utilizziamo nel preparare ciò che mangiamo. Dall'altra parte è chiaro che per un'azienda che vuole crescere, il mercato domestico non è più sufficiente, quindi ci si deve rivolgere ai mercati esteri, dove il Made in Italy è molto ben apprezzato tuttora, nonostante quel che si dice. Lei ha studiato economia, ha fatto il suo bel cursus honorum, economia a Padova, poi il master negli Stati Uniti, un'esperienza anche di vita in Australia. È necessario, dicevo in apertura che lei è giovanissimo, è necessario per un giovane che studia in Italia fare delle esperienze all'estero? È una condizio sine qua non? Assolutamente sì, sono necessarie esperienze di studio, possono essere necessarie esperienze lavorative, ma anche solo esperienze di vita, come nel mio caso in Australia. Io sono partito subito dopo la laurea magistrale, mi sono trasferito lì per 6 mesi, avevo un sogno che volevo realizzare fin da bambino, ho deciso di realizzarlo appunto dopo la laurea ed è sicuramente un'esperienza che mi ha segnato molto, quindi non è stata un'esperienza lavorativa, sono andato a studiare in una business English school, ma sicuramente quello che più ho imparato è stato appunto il muovermi su paesi diversi, con culture diverse, approcciare culture non solo quella australiana, ma anche quella di molti altri paesi. Ho vissuto a Sydney, che è una città decisamente ricca di culture provenienti da diversi paesi, quindi assolutamente ribadisco, l'esperienza all'estero è qualcosa che arricchisce il patrimonio personale di ciascuno di noi. Beh, ha detto, avevo un sogno di andare in Australia, di andare all'estero, di fare un'esperienza di vita, che poi comunque è stata un'esperienza di vita abbinata anche a dello studio, o anche lei sedotto da quel sogno dell'Australia che, se non sbaglio, negli ultimi anni ha affascinato molti ragazzi veneti, molti padovani. Diciamo che io sono partito sapendo che sarei tornato. Va anche detto che l'Australia è un paese chiaramente con una situazione economica migliore di quella italiana ed europea, ma non è Ci neanche vuole tutto poco. oro, questo è vero, ma non è neanche tutto oro quel che luccica. Quindi ho conosciuto anche tante persone, non solo italiane, ma comunque di altri paesi che andavano, facevano la loro esperienza di vita, di lavoro, di studio in Australia e poi decidevano di rientrare per diversi motivi, anche per le difficoltà che si incontrano quando ci si trasferisce in un paese così lontano e culturalmente diverso. Io dicevo invece sono partito con l'intenzione di crescere
e di riportare in Italia appunto una esperienza che altrimenti non avrei potuto acquisire. Però verrebbe da dire, per lei era facile programmare un rientro dopo il percorso di studi, visto che alle spalle, ed è una specie una sottolineatura che si fanno quando si fanno le pulce ai giovani imprenditori, che sono validi e talentuosi, ma alle spalle aveva l'azienda di famiglia. Magari non tutti i giovani di oggi hanno un'azienda di famiglia. Quindi è stato un percorso così in discesa? Sicuramente è stato un percorso più facile di quello di molti altri coetanei che si trovano in difficoltà adesso. Posso dire che per l'educazione che ho ricevuto e per il modo in cui vedo il mondo che mi circonda, ho sempre cercato di utilizzare i miei privilegi come un trampolino e non come una poltrona. Per quello sono entrato molto giovane nell'azienda di famiglia, ho cercato di intermessarmene fin da subito, ho cominciato a 15 anni in fabbrica. L'estate, durante l'età del liceo, ogni estate un reparto diverso in modo da conoscere i diversi aspetti della vita di fabbrica, e poi solo dopo la prima laurea, la laurea triennale, sono stato promosso in ufficio. Quindi per quel poco che ho potuto fare ho cercato comunque di fare un minimo di gavetta. Ribadisco, mi considero comunque un privilegiato. Essere il figlio del padrone, tra virgolette, le ha fatto scontare comunque, magari, perché spesso quando uno è figlio d'arte, no? Qualsiasi sia l'arte, deve pagare anche il doppio, no? Della fatica rispetto anche a una persona che arriva in azienda da altri settori, visto che lei dice da 15 anni io sono stato inserito in catena di montaggio, come era visto dagli altri lavoratori? Insomma, così volevo anche un po' capire il clima che si respira in una tipica azienda del nord-est, un'azienda del nord-est che credo sia nata nel periodo, no, della grande locomotiva del nord-est, gli anni 90, ma per capire anche come è evoluta un'azienda di quegli anni, e soprattutto per capire qual è il cambiamento generazionale, cioè come funziona proprio la gestione dell'azienda in relazione ai suoi familiari, a suo padre. Sì. Beh, l'azienda innanzitutto è nata negli anni 30, ecco, perché è stata fondata da mio nonno e l'anno prossimo festeggeremo appunto gli 85 anni di storia. È quindi un'azienda storica, un'azienda in cui ci sono persone che addirittura hanno avuto la fortuna di lavorare a fianco di mio nonno, poi hanno lavorato a fianco di mio padre. E poi hanno avuto... Sicuramente negli anni 90 era una di quelle aziende trainanti, no, dell'economia del Nord-Est. Sì, ecco. Assolutamente, diciamo, anni 80 e 90. Quel miracolo incredibile che ha un po' caratterizzato questo territorio, ma non solo a livello nazionale, a livello anche europeo, a livello internazionale. No? Certo. E quindi sicuramente frutto di un'esperienza storica ben custodita negli anni. Certo, dicevo, quindi sono persone che hanno, come dire, fatto quasi parte della famiglia che tuttora è proprietaria dell'azienda, e quindi hanno visto in me, insomma, non un corpo estraneo, ecco, quasi una persona che prima o poi avrebbero conosciuto, e credo che siano stati soddisfatti di vedermi entrare a livello appunto di catena di montaggio piuttosto che di altri reparti. Quindi fin da subito hanno potuto, spero, capire quello che erano le mie intenzioni e il mio impegno nei confronti dell'impresa. E suo padre le ha fatto sconti? Non mi pare, visto che a 15 anni era in catena di montaggio ed è riuscito ad arrivare in ufficio solo dopo la laurea. Sì, ma comunque è stata una scelta condivisa, sia quella di entrare in azienda a 15 anni, sia quello di fare un certo periodo di anni in fabbrica. Quindi non è questione di non aver ricevuto sconti. Chiaramente mio padre ha avuto piacere che io facessi questo tipo di esperienze, quando poi ha ritenuto che fosse necessario sia per me che per l'azienda in quel momento il mio passaggio dalla fabbrica agli uffici, così è stato fatto. Chiaro che il conseguire la laurea triennale è stato anche, come diciamo, un momento per far volire anche questo cambiamento. Per aver acquisito magari delle cognizioni che erano indispensabili. Certo. Poi è ovvio che serve anche l'esperienza pratica, però ci vuole anche il supporto teorico. Come lei ha sempre avuto il desiderio di lavorare nell'azienda di famiglia, non ha mai pensato, visto anche la sua formazione professionale, di crearsi qualcosa di tutto suo? No, io fin da bambino ho sempre avuto il sogno di fare l'imprenditore. Tutto il mio percorso lavorativo e di studi è stato improntato alla realizzazione di questo sogno, e mi reputo veramente fortunato di poterlo realizzare. Diciamo che un giovane imprenditore che entra nell'azienda di famiglia
non si pone certo l'obiettivo di essere ricordato come il figlio di o come colui che ha ereditato un qualche cosa. Quindi è chiaro che ho i miei progetti per l'azienda e per farla crescere da qui in futuro. In passato si diceva che un po' gli imprenditori industriali di questo territorio, molto forti, lavoratori indefessi, facessero fatica, no, a cedere il management o ai figli, quelli insomma che dimostravano interesse per questo tipo di approccio, anche a dei manager, e che forse un po' questo è stato pagato nella trasformazione delle loro aziende, perché non, a un certo punto non è stata più sufficiente la qualità del prodotto, ma bisognava aggredire i mercati globalizzati. La sua esperienza come si può tradurre? Appunto, come un'azienda storica come la vostra è riuscita a traghettare, riesce a navigare nonostante la crisi? Lei ci ha spiegato che il 90% è dell'export, però sicuramente per arrivare al 90% di export bisogna anche arrivare in quei mercati. Certo, beh, tornando all'inizio della domanda, sicuramente un problema delle imprese del nostro territorio è proprio quello di non saper gestire il passaggio generazionale, di non saper aprire la gestione dell'azienda a dei manager esterni alla famiglia proprietaria. Diciamo che se ne vedono, però insomma ci vedono anche ottimi esempi contrari di aziende che riescono a superare questo passaggio. Per nulla, io sono la terza generazione, incrociando le dita spero di farcela e farò di tutto per farcela, per, come ripetevo, far crescere ancora l'azienda. E tutto sta nel sapersi rendere conto di qual è il momento migliore per cambiare la struttura organizzativa dell'azienda. È chiaro che se si riesce a farlo nel momento in cui l'azienda sta crescendo ed è, come dire, sospinta anche da una condizione economica solida, è molto più semplice. Noi veniamo da anni di crescita, dopo aver subito dei periodi di difficoltà all'inizio degli anni 2000, veniamo da anni di crescita forte, abbiamo in 7 anni raddoppiato fatturato e numero di dipendenti, e quindi questo sicuramente favorisce e quasi obbliga addirittura a far entrare in azienda delle persone esterne che siano in grado di dare una mano all'imprenditore nella gestione dell'azienda. Senza estorcere nessuno dei segreti della vostra azienda, come siete riusciti a raddoppiare il fatturato e a raddoppiare anche l'occupazione? Ma noi abbiamo subito una crisi all'inizio degli anni 2000. In tempi non sospetti, quindi ancora prima che la crisi del 2008 dei titoli tossici scoppiasse in tutta la sua forza. Assolutamente, noi non abbiamo fortunatamente vissuto la crisi degli ultimi anni, abbiamo vissuto una crisi all'inizio degli anni 2000 dovuta a una serie di fattori. Uno di questi, e forse uno dei principali, è stato l'ingresso sul mercato di prodotti cinesi contraffatti a marchio nostro, insomma sono arrivati addirittura a copiare packaging e libretto di istruzioni. Noi non eravamo pronti a questo tipo di sfida. E come ne abbiamo riusciti a combattere questa contraffazione diretta, un caso molto specifico, quindi anche un caso penale? Siete riusciti ad avere ragione dei vostri brevetti, del vostro marchio, oppure è stata una battaglia molto dura? È stata ed è tuttora una battaglia molto dura, perché no, non è ancora finita, ma comunque non ci arrenderemo mai. Dicevo, è una battaglia molto dura soprattutto per delle piccole e medie imprese come quella del nostro territorio, perché se riescono abbastanza facilmente a controllare i mercati italiano piuttosto che europeo o comunque occidentali, si fa molta più fatica ad andare a controllare mercati geograficamente più distanti. Faccio un esempio: noi avevamo degli ottimi mercati nell'estremo oriente e nel sud-est asiatico. Quelli purtroppo sono mercati in cui tuttora facciamo molta fatica a riconquistare le nostre quote di mercato. Però ci state provando, perché probabilmente a un certo punto, leggevo anche che anche all'interno di questi della Cina, dove tutto è contraffabile, si stanno muovendo delle reazioni anche di gestione occupazionale, ci sono le prime, non dico rivolte sindacali, ma insomma ci sono tanti elementi, anche lavorano in condizioni molto precarie, con prodotti tossici, insomma si sta sviluppando anche in quei mercati dell'estremo oriente la consapevolezza della qualità. Anche in Cina c'è una forbice molto ampia tra i ricchissimi e chi
a poco e nulla. Probabilmente questi ricchissimi, quando si tratta di comprare un prodotto, cercano il prodotto originale. Non credo che comprino prodotto domestico, no, che sanno che è una patacca dell'originale. Sono consapevoli della differenza tra la qualità del made in Italy. E quindi è questo il target che andate a... E quanto questo target può essere utile all'interno di questi paesi dediti alla contraffazione per ridimensionare il fenomeno della contraffazione? Allora, mercati come quello cinese li abbiamo approcciati da poco e stiamo cominciando a vedere i primi segnali positivi. Come dicevo, il made in Italy è molto apprezzato nel mondo, soprattutto in questi paesi emergenti, qui c'è una gran voglia di esplorare, diciamo, di sfruttare questa ricchezza che si sta generando, una ricchezza che comunque, come dicevamo, interessa ancora una fascia molto piccola della popolazione, una fascia molto piccola in termini percentuali, perché se poi andiamo a paragonarla al numero di cittadini cinesi, cioè, è un mercato 10% enorme. Su un miliardo di abitanti. Ecco. Quindi sicuramente il motivo per cui stiamo riuscendo ad aprire anche il mercato cinese, così come altri mercati, è dovuto al fatto appunto di come abbiamo affrontato la crisi 10 anni fa. Quindi abbiamo deciso L'avete affrontata? Perché poi io l'ho interrotta perché sono affascinato, voglio capire come si fa a fare l'imprenditore in un momento così tempestoso. Ecco. Certo, noi abbiamo deciso di impostare la nostra strategia per recuperare quelle quote di mercato che avevamo perso, puntando esclusivamente sul Made in Italy. Erano anni in cui tutti ci dicevano venite in Cina, che conviene molto a produrre in Cina, assolutamente. Noi siamo rimasti qui in Italia, per carità non è stato facile, ma siamo consapevoli che è stata la scelta giusta e i risultati ci stanno dando ragione. Siamo rimasti in Italia, come dicevo, abbiamo investito in tecnologie nuove, abbiamo innovato i processi produttivi, abbiamo migliorato cosa la qualità dei prodotti. Ecco, innovare i processi produttivi, perché quando si parla di innovazione si pensa sempre all'innovazione del prodotto, ma il prodotto, siccome il manifatturiero resta un comparto italiano molto, molto forte, è sempre stato eccellente, però innovare il processo produttivo è qualcos'altro. Che cosa significa? Proprio per far capire che l'azienda non è soltanto produrre un oggetto e produrlo bene, ma anche produrlo in un determinato modo. Appunto. Chiaramente dietro al prodotto ci sono processi, ci sono macchinari, impianti, ma soprattutto persone. Quindi quando si va a intervenire sui processi produttivi bisogna tenere conto delle persone. E spesse volte intervenire sui processi produttivi, innovare, vuol dire andare a cercare di migliorare la condizione lavorativa delle persone, semplificando il loro lavoro, aumentando il loro grado di partecipazione alle fasi a maggior valore aggiunto, e questo è stato sicuramente quello che ha permesso al Made in Italy di sopravvivere in questi anni. Non per nulla le produzioni che sono rimaste in Italia e che tuttora stanno garantendo all'Italia un export elevato nel mondo sono proprio quelle produzioni ad elevato valore aggiunto, in cui il capitale umano si fa ancora notare e apprezzare. Nel 2000, che era l'epoca della innovation technology, voi avete subito questa crisi, però in quegli anni, se non sbaglio, tutti puntavano alle macchine e le persone venivano considerate sì quasi un dettaglio. Il fatto invece di aver visualizzato che puntare sul capitale umano, cioè la risorsa umana, poteva essere la chiave di volta, vi ha permesso di anticipare certi fenomeni e in qualche modo nel momento in cui esplosa la crisi più grande trovarvi già con gli anticorpi, perché in qualche misura vi eravate già attrezzati ad affrontare una malattia che vi aveva colpito prima? Assolutamente, diciamo che l'aver affrontato la nostra crisi dei primi anni 2000 puntando sulle persone ha fatto sì che le persone, quando c'è stata la crisi del 2008 e degli anni seguenti, fossero già, come dire, preparate, fossero già consapevoli del fatto che il gioco di squadra, fossero consapevoli del fatto che il gioco di squadra, così come aveva tenuto in piedi l'azienda anni prima, avrebbe potuto tenerla in piedi. Poi fortunatamente i mercati ci hanno comunque dato ragione. Torniamo con Giacomo Marcato subito dopo la pubblicità per affrontare altri temi di questa impresa che ancora viaggia nel nostro territorio. Torniamo tra un paio di minuti, grazie.
Siamo tornati in studio con noi Giacomo Marcato, esempio di imprenditoria che funziona, un giovane imprenditore che è entrato a collaborare con l'azienda familiare. Fate macchine per la pasta, giusto? Esattamente. Cioè? Allora, noi facciamo macchine per fare la pasta principalmente, ma anche per fare biscotti, pane, pizza. Quindi a livello l'impasto. Per fare l'impasto, ma anche per fare la sfoglia, per tagliarla nei vari formati di pasta. Poi abbiamo una linea di macchine per fare i biscotti in casa, quindi una volta realizzato l'impasto, per estrudere attraverso delle trafile i biscotti, e poi delle impastatrici per fare poi l'impasto da pizza, l'impasto da pane e così via, insomma. Tanti piccoli robot che rendono un bravo chef anche chi è negato? Beh, assolutamente sì, sono prodotti molto semplici da utilizzare, ne abbiamo sia di manuali, per chi preferisce, insomma, come dire, mettere la propria fatica in ciò che poi mangia. Anche, perché... Dipende, insomma, dalle priorità che ognuno si dà. Oppure abbiamo macchine chiaramente motorizzate, per chi ha meno tempo o comunque preferisce la velocità. Sono oggetti costosi oppure sono oggetti di che si possono inserire tra gli utensili della cucina? E è vero anche, insomma, si dice che la cucinare rilassa, e magari se hai degli aiuti automatizzati è anche più rilassante fare i biscotti. Non sono ovviamente prodotti molto costosi, poi dipende da modello a modello, ma prevalentemente hanno una battuta di prezzo abbastanza accessibili a tutti, chiaramente rispetto ad altri competitors che magari non realizzano in Italia i propri prodotti, ci posizioniamo su una fascia di prezzo più alta, però comunque abbiamo un prezzo accessibile a tutti. Ecco. E c'è una richiesta? Dove, in quali paesi vogliono fare i biscotti in casa, o la pizza o la pasta? Beh, allora, come principale paese noi abbiamo gli Stati Uniti e la zona del Nord America, quindi si comprensiva anche del Canada. Per quel che riguarda l'Europa, i principali paesi sono Francia e Germania, poi vendiamo molto bene in Australia e in tutta la zona del Nord Africa e del Medio Oriente. E poi chiaramente abbiamo paesi importanti come il Brasile, piuttosto che la Russia, piuttosto che il Giappone, che stanno sempre più apprezzando i nostri prodotti. Lei diceva facciamo macchine per fare la pasta, per fare i biscotti, per fare la pizza, sia ad uso professionale quindi che ad uso domestico. Sì. Qual è il comparto che è in crescita, quello professionale o quello domestico? Cioè acquistano i ristoranti piuttosto che i laboratori, o acquista proprio la signora o il signore che dice ok, voglio fare biscotti come una volta, come una nonna? Sì, noi siamo principalmente posizionati sulla linea domestica e quindi noi vediamo dei tassi di crescita molto interessanti su questa linea. Questo perché vediamo un ritorno al voler farsi le cose in casa. Perché anche un risparmio? C'è sicuramente una componente economica di risparmio, ma c'è anche una maggiore attenzione alla qualità degli ingredienti che vengono utilizzati. Veniamo da anni di scandali alimentari un po' in tutti i comparti, quindi anche questo sicuramente ha inciso su quelli che sono stati l'evoluzione dei consumi italiani, ma anche non solo, e che quindi hanno inciso positivamente sui nostri prodotti. Quanto uno strumento ben fatto permette di preparare un biscotto nel rispetto di quelle che sono la naturalità degli ingredienti? Perché anche questo incide, no? Perché probabilmente se io ho una macchina che mi fa un determinato procedimento, posso evitare di usare, non lo so, degli addensanti, piuttosto che, adesso insomma non ho una grande esperienza di cucina, i telespettatori lo sanno. Assolutamente è fondamentale, soprattutto quando si parla dei materiali che vengono utilizzati per la realizzazione e la produzione di pasta o comunque di alimenti. Non per nulla noi da diversi anni siamo passati all'utilizzo dell'alluminio, che è sicuramente un materiale adatto al trattamento di componenti organici e quindi alla realizzazione dei prodotti come pasta e biscotti o pizza e pane. Mentre prodotti che magari vengono da altri paesi che non hanno le normative che abbiamo noi, che non hanno neanche avuto lo stimolo a innovare come abbiamo avuto noi 10 anni fa,
presentano dei materiali che possono danneggiare notevolmente la salubrità del prodotto finale. Questo è molto importante, forse questo è l'elemento del Made in Italy che quando si tratta del comparto alimentare sia nella produzione degli alimenti stessi che in processi di innovazione strumentali relativi agli alimenti, c'è una cultura italiana che è assolutamente della massima sicurezza e insomma siamo alle porte dell'Expo 2015 a Milano, il cibo che nutre, non è un caso che l'Expo in Italia abbia questo tema, no, No. fondamentale, cioè quanto il comparto alimentare può avere uno sviluppo nel tempo, sia sotto il profilo del singolo prodotto, ma anche degli strumenti per elaborare e Sì. trasformare questo prodotto. Ma io credo che il comparto agroalimentare sia per l'Italia uno dei principali potenziali di crescita per i prossimi anni, che andrà adeguatamente sfruttato e sicuramente l'Expo sarà un'ottima occasione di rilancio del nostro paese, soprattutto in questo comparto. Quindi credo appunto che il paese abbia delle potenzialità per crescere, l'agroalimentare ne è un esempio, ce ne sono molti altri, non dobbiamo comunque trascurare la manifattura piuttosto che il tessile, dove comunque abbiamo dei casi di eccellenza. Però in particolare l'agroalimentare, anche per la tradizione culinaria che ha il nostro paese, è sicuramente una punta di diamante. Ritornando alla sua azienda, c'è un sogno che lei vuole realizzare, non lo so, una macchina particolare o anche una organizzazione del lavoro in un certo modo oppure un business in un determinato paese? Dipende poi insomma dal suo ruolo, lei è vicepresidente della sua azienda, ha fatto studi economici, però ci sarà un qualcosa che è il suo filone, no? Che sta coltivando all'interno dell'azienda di famiglia. Beh, noi abbiamo, chiaramente io ho molti sogni, vista l'età che ho, Ed è e ho anche molti legittimo. progetti, non tutti posso svelarli chiaramente, No, alcuni di però questi aveva se l'ho riservati. qualcosa. Diciamo che L'ambito almeno, il prodotto, il processo, il business. Ma diciamo che una delle più grandi soddisfazioni di un imprenditore, soprattutto in questi periodi in cui abbiamo dei tassi di disoccupazione molto elevata, è quando si riesce a creare del lavoro qui in Italia e si riesce quindi a contribuire al benessere del proprio territorio. Quindi diciamo, se io dovessi riuscire a raddoppiare in qualche anno il personale, quella sarebbe una grande sfida da vincere. Adesso mi importa farle una domanda, lei è giovane, però il dibattito occupazionale è molto forte anche con le manifestazioni di piazza, le forze sindacali, cioè come si trova la quadra con i lavoratori di un'azienda, insomma 100 dipendenti e oltre 15, quindi il discorso dell'articolo 18, qual è il modo per salvaguardare il diritto al lavoro, ma anche salvaguardare il diritto di offrire il lavoro e la flessibilità che necessariamente il mondo che cambia impone? Ma guarda, io credo che il rapporto tra il datore di lavoro e i lavoratori non sia tanto una questione di articoli, ma sia una questione appunto più umana, quindi più umana che legislativa. Dipende dalla cultura che viene instaurata all'interno di ciascuna azienda. Nella mia azienda il clima è molto buono, come dicevo, ci si Quindi sente pagate quasi anche una molto grande bene i vostri famiglia. lavoratori. Cerchiamo di Ma pagare in maniera. giustamente quello che è il lavoro che con fatica le persone fanno all'interno della nostra azienda ogni È giorno. la meritocrazia? La meritocrazia, beh, all'interno di un'azienda direi che è abbastanza facile, soprattutto quando si è sotto determinate soglie e quindi si riesce a mantenere il legame personale con tutti i collaboratori. A livello di paese diciamo che abbiamo molta strada da fare invece. Senta, è vero che molti italiani non accettano il lavoro in catena di montaggio? O anche questa è una leggenda metropolitana? No, io credo che questa sia una leggenda. Credo che gli italiani abbiano una gran voglia di fare, lo abbiano sempre dimostrato nella loro storia. Quanti ragazzi laureati bussano alla vostra porta per un posto anche di magazziniere o di factotum? Purtroppo molti, e purtroppo non a tutti possiamo dare un posto di lavoro. Un'ultima cosa, visto che fate macchine per produrre biscotti, per produrre la pasta, lei ama farsi dolci in casa? Assolutamente, la mia passione però è la pizza. Ah, con? Ma le impasta a mano?
No, chiaramente ho l'impastatrice nostra. Magari è quella truccata, fatta Ho ad il mio modello, diciamo, speciale. hoc. E cosa preferisce, la pizza margherita Mi o un... piace cambiare, mi piace Ah. cambiare di volta in volta. Bene, io ringrazio Giacomo Marcato per questa sua interessante testimonianza. Subito dopo il break pubblicitario continuiamo a parlare di giovani e di impresa, perché c'è molto da dire. A tra pochissimo, grazie.